Franco, a tutti la più cordiale buonasera. C'è la Sampdoria in attacco, si vede questo calcio di punizione e la Samp va vicina al successo, al vantaggio con Gianfranco, per cortesia Gianni, Gianfranco. Torniamo subito a Belgrado, a te Gianfranco, Giorgio. Ecco, torniamo in collegamento, la Roma in vantaggio con un gol di Bruno Conti. Quando abbiamo interrotto il collegamento c'era un'azione di Feller sulla sinistra che stiamo rivedendo. Ecco, riprendiamo proprio dal punto dell'interruzione. Feller è entrato in area, ha servito verso Giannini, il tiro di Giannini è finito sul palo e la Roma non è molto fortunata per quanto riguarda i pali. Vedete la deviazione, palo, interviene però Bruno Conti che ha con molta freddezza controlla e mette in rete. È stato bravissimo Conti perché l'azione era concitata ma ha avuto l'accortezza e la freddezza direi di controllare. A questo proposito vorrei che Francesco Rocca, che è qui vicino a me, prendesse una parola proprio per sottolineare direi la grande esperienza di Bruno Conti. Ma è stato determinante soprattutto in riferimento alla freddezza e alle condizioni anche del terreno, che è abbastanza scivoloso, ha stoppato bene la palla e con molta, soprattutto con coordinazione, ha messo dentro un pallone che è importantissimo per il proseguio della Roma in campionato, nella Coppa UEFA. Grazie Francesco. Gianfranco, ti restituisco la linea. Sì, grazie Giorgio. Allora Gianni? Sì, ti sento Gianfranco. Sì, la Sampdoria mi sembra stia attaccando a pieno regime, forse c'era anche un rigore da parte di Batrovic. Ancora Manfredonia, questa volta è fischiato l'intervento dello stesso Manfredonia ai danni di Vocri, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Partizan. Si infittisce l'area di rigore mentre si fanno sentire i sostenitori del Partizan. A seguire gol, pareggio da parte della formazione del Partizan con Bokri, gol di Đukić, Vladislav Đukić, il numero 9 ha seguito di testa il calcio di punizione e ha realizzato. 17° minuto del primo tempo, ecco la punizione di Vermezović, molto pronto il centravanti. Il suo colpo di testa è fortissimo, aveva girato molto bene, avevamo prima sottolineato la bravura di Conti. Con Francesco Rocca vorrei anche sinistro e invitare alla spinta offensiva Penzel. Gianni? Ti sento. Ecco la linea subito a Belgrado, Giorgio a te. Entriamo in collegamento mentre il Partizan si è portato in vantaggio con Vermezović. Vermezović questa volta ha ricevuto il favore, lui aveva battuto al 17° la punizione che aveva consentito a Đukić di pareggiare. Adesso ecco c'è una punizione dalla parte opposta, il cross molto lungo e arriva proprio nella zona di Vermezović, che quasi dalla stessa distanza da cui ha segnato Đukić realizza. Siamo al 45°, diciamo intorno al 34° reale, e adesso il punteggio è di Partizan 2 Roma 1. E per Manfredonia è scattata l'ammonizione. Probabilmente l'ammonizione è stata combinata al giocatore jugoslavo, a Đukić, per proteste. Ecco la punizione, colpo di testa e gol. Stesso schema di prima. E la squadra del Partizan conduce ora per 3-1, punizione dal limite e colpo di testa vincente. Mi sembra che questo schema stia mettendo in grave difficoltà la squadra romanista. Rocca? Ma purtroppo la stessa situazione si è verificata anche in questa occasione. Uno schema collaudato ha consentito alla squadra del Partizan di portare a 3 le marcature. Questo qui è anche un bel gol, tra parentesi. Ma c'è da dire comunque che evidentemente non hanno saputo fare tesoro dell'esperienza delle azioni precedenti. Ma indubbiamente è nella zona del pallone, c'è anche Giannini, c'è anche Conti, c'è anche Andrade, mentre Gerolin e Feller sono ai limiti dell'area per qualche eventuale corta respinta. Concertano lo schema per la punizione, si allontana Bruno Conti, restano Andrade e Policano, due modi diversi di battere la punizione, di potenza quella di Policano, più invece studiata quella del brasiliano, con possibilità di un tocco da parte di Giannini. Si sposta Zredojevic dalla
barriera, ancora Zredojevic si sposta dalla barriera, viene servito Bruno Conti, il tiro, gol di Bruno Conti, ancora Bruno Conti, doppietta dell'ala Mundial che realizza il secondo gol della Roma. 22esimo minuto del secondo tempo, ancora Bruno Conti ha realizzato con il suo sinistro magico da Mundial. Ecco, rivediamo la palla servita lunga per Conti che prende la mira da 25 metri, imparabile la fiondata di Bruno Conti. Punteggio adesso di 3-2 per il Partizan, doppietta di Bruno Conti che da parecchio tempo di Vialli, come d'altronde era stato domenica scorsa. Circuiti? Sì, De Laurentiis. È la linea subito a Belgrado, a te Giorgio. Torniamo in collegamento con Belgrado, dove il Partizan ha segnato il quarto gol con Djukic. 31esimo, è stata un'azione nata da un calcio d'angolo. Rivediamo il calcio d'angolo, c'è un'uscita imperfetta da parte di Tancredi, l'azione sembrava ormai conclusa, ecco che la palla, Tancredi non riesce a controllarla e cerca il rinvio tempestivo, invece prontissimo Djukic che era lì in agguato. È stato un infortunio del portiere giallorosso che era andato con sicurezza su una palla che era praticamente sua, l'azione si era conclusa. Quel briciolo di fortuna in più che non ha avuto la Roma in certe conclusioni, ricordiamo tre splendide parate di Omerovic sulle conclusioni di